vanno i preparativi per la Pasqua? Vanno bene. Vediamo cosa sta facendo la nostra cara mamma Sita. La nostra cara mamma. Vedete, ci sono tutte le cose. Io ho fatto l'albero di Pasqua, perché noi siamo alternativi. E domani è Pasqua. Che fai adesso? Quelli già. Sì, ma ora devo andare a fare la pastiera. Ti farò un video mentre fai la pastiera, sappilo. Perché se non si fa. Perché... Usci la macchina, devo finire. Mi sta riprando il vestito della stilista Lady Slot, che è il mio vestito preferito dell'armadio, mi si era rotto. Questo qua. E adesso me lo sta riparando. Che cosa? Per Pasqua mi ripari il vestito, meglio di qualsiasi uovo di Pasqua, e questo è il regalo di Pasqua migliore che questo potrei qui è ripare. Per Pasqua? No, non è per Pasqua. Vabbè, te l'hai comprato e te lo volevi mettere a Pasqua. Sì, in realtà lo volevo mettere al mio compleanno, solo che poi era rotto. Perché era dentro qua alla vita, dove sta aggiunto. 100 grammi di grano, vabbè. No, questa qua, però qua, è... Per fare la pasta a frolla qua. Per fare la pasta saluta. A frolla. 500 grammi di farina. Okay. Cominciamo a pesare. Tutta la fatica toglie il ghiaccio. Guarda. 3 uova. Più il ghiaccio, perché mi dispiace 3 che uova troppo le cose. Lo so. Da quella parte comunque la grande è rimasta sì. Io ho lo strutto, ci vogliamo. Ah no, a questa no, no alla pizza viene. No, alla pizza viene al casatiello se ci mette. Mette freddo di frigorifero, ma si fa con la planetaria. Visto che con la planetaria, perché la pasta frolla non si deve maneggiare a mano. Non si deve mangiare. Maneggiare. La scaldi. Cambi la struttura della. Infatti quelle che tu hai visto, i biscotti che ho fatto io, che sono fatti professionali, no? Li devi assaggiare perché a così non lo vedi la differenza, ma quella là... La planetaria con il burro freddo di frigorifero deve essere ghiacciato, devi mettere zucchero farina e burro nella planetaria e diventa una polvere. Quando è diventata una polvere ci aggiungi gli altri ingredienti. No. Ma io ti ho detto che ho fatto i corsi per fare questa cosa dai maestri pasticceri, allora si fa così. Piove, io sto andando a comprare il burro perché stamattina c'è andato mio padre, ma hanno deciso che bastavano 100 grammi e invece non bastavano, in più mia nonna ha sciolto troppo burro e quindi ha messo nella pastiera troppo burro e quindi che cosa succede? Succede che si muore di freddo. Che adesso mamma è arrabbiata perché non ha rovinato la pastiera. Nonna è convinta di non aver rovinato la pastiera. Papà mi ha dato i soldi per comprare il burro e io devo uscire con la pioggia a comprare il burro. Mamma mia. E tutto questo è solo l'inizio della Pasqua. Anzi, non è manco iniziata perché Pasqua è domani. È uscito il sole. Il tempo mi sta prendendo in giro. E il burro verrà usato forse. Quindi ho preso la pioggia per niente. Mi sono mangiato. Dove vai? A comprare la farina. Rimetti, mo le ho tolte le chiavi, rimettitecele un'altra. Quando poi entri, togliele e le metti al posto suo. Che io so qual è. Quella lì, quella sì. Ascolta, te ne vai senza borsa? C'ho le tasche. La farina te le metti in tasca? No, mi prendo la busta. Ah, vabbè. Stavo dicendo, almeno non piove, però mi mandano a comprare la farina. E... No, è solo farina e zucchero. Lo zucchero non l'hanno chiesto, ma mi è stato detto... Prendi lo zucchero che poi si accorgono che è finito lo zucchero e ti rimandano e io non voglio riandare. Anche perché tra poco chiude e poi è Pasqua e poi è Pasquetta e quindi lo zucchero non ce l'avremo. E non voglio sentire la mia famiglia che si lamenta perché non c'è lo zucchero. La mia famiglia, mia madre. Adesso facciamo la maionese. Thank you.
La maionese è pronta, è venuta bene. Adesso torniamo di là a vedere cosa stanno facendo e vedere quanto manca per la cena. Ok, abbiamo cenato con la maionese, le uova e siamo pronti che domani c'è Pasqua e si inizierà tutto con la bellezza di... la bellezza di, della Pasqua, tutti insieme appassionatamente, sperando che nessuno litighi con nessuno. Ah no, aspetta, quello è già successo. È giorno, è mattina, è la mattina di Pasqua e io vado a fare la spesa di nuovo, perché pare che manchino ancora delle cose. E voi dite, senza il coso del... senza il tesserino dei disabili, voi direte, ma ci sarà qualcosa di aperto la mattina di Pasqua? E io vi dico, io che cazzo ne so, stiamo andando. Mamma cucina la pasta. E noi stiamo apparecchiando e facendo gli aperitivi. Nonna e mio fratello litigano su come fare le uova, perché nonna non capisce la domanda. E adesso non ho niente. Mi sono cambiata, mi hanno prestato un maglione perché faceva freddo. Di là non si può stare, qui c'è l'aria condizionata calda, il riscaldamento. Di là proprio non si può stare. Abbiamo mangiato, è stato molto buono. Io ho mangiato pasta al sugo semplice, degli affettati vegani. E che altro ho mangiato? Ah sì, un uovo particolare fatto praticamente, che praticamente, cioè, c'erano due versioni, le versioni col prosciutto, le versioni con il tonno, e io che ho preso la versione col prosciutto senza il prosciutto, perché nella versione col tonno c'era praticamente il tonno mischiato dentro, mentre nella versione col prosciutto, se togli il prosciutto da sopra, potevi mangiarlo. E poi ho mangiato un po' di patate che mi sono accurata che non fossero cotte insieme al come si chiama? Insieme all'agnello. Dovevamo andare in campagna oggi, ma non ci andiamo, perché no? E quindi ci andremo domani mattina. Vi porterò ovviamente con me. E andremo a fare gli asparagi. E a guardare le galline. Viva le galline! Ho aperto l'uovo del trono di spade ed è uscito un braccialetto dei Targaryen. Io sono Lannister, ma anche i Targaryen sono fighi. Bene, sono le 2, ho dormito fino ad adesso. Pasquetta inizia con io che dormo. Adesso mi sono aperta a Bridgerton, che me lo sto riguardando a pezzi, perché mi guardo tipo 5 minuti di puntata al giorno. E niente. Non so se si sente, però a Pasquetta hanno iniziato a litigare su cosa è razzista e cosa no. Da parte dei bianchi che discutono su cose razziste, quindi molto divertente. E mi piace come io non posso fare coming out perché si creerebbero discussioni in famiglia, però si può discutere del razzismo. Ma sì, ma va bene. Comunque ho mangiato bene, mia madre mi ha fatto la pasta alla norma perché hanno mangiato una pasta strana, pasta al forno con tutta carne praticamente, quindi ho mangiato una cosa a parte e adesso c'è la torta. La torta, oh mamma, c'è Bruno. Eccolo, vai. Yeah, buon compleanno. Buon compleanno. Bye. Bye.
quella che mi grida tutti i giorni. Sì. Vabbè, è Natale, però è sempre una natività. Perché è una brava ragazza, perché è una brava ragazza, perché è una brava ragazza. Nessuno lo può negare. Così spegne. Nessuno lo può negare. Mangiamo la torta. Bene. Io sto finendo di vedermi la live di Mica dei Rettili, che non avevo finito quando l'ha registrata. Adesso sto aspettando che sia ora di cena. Comunque finisce qui la mia Pasqua. Io non ho un buon rapporto con la mia famiglia allargata. Il mio disturbo alimentare parte da qui. Molti dei miei traumi partono da qui. Quindi ho molti problemi da quel punto di vista. Però devo dire che questa volta le vacanze sono andate abbastanza bene, forse anche perché sono stata molto per le mie, però è andata, quindi mi hanno inviato un messaggio, quindi vabbè, finisce qui la Pasqua. Questo video non è stato fatto come quello che fece a Natale 2021, mi pare, quando eravamo in lockdown, che potevo registrare tutti i piatti, tutte le vacanze, più figo, perché non ho chiesto alla mia famiglia se voleva essere registrata e quindi non potevo registrare così a caso. Comunque, vabbè, ricordate che i carnivori vi osservano sempre, anche mentre festeggiate la Pasqua, e ciao!